Peace. Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer300. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 3. Oggi, ragazzi, non andremo a fare una missione storia perché dobbiamo prima conquistare l'ultima base di Diravello, praticamente la più forte del gioco, cioè la più, che ne so, piena di nemici, come dire, piena di carri armati, di elicotteri, con lo scudo al Bavarium, che è uno scudo speciale che non permette di colpire i nemici, appunto. Raga, io sono proprio qui, come potete vedere, sono di fronte alla base. Questa è la base che dobbiamo conquistare, vedete quanto cazzo è grande. Tra l'altro già si vedono gli elicotteri, vi fece vedere anche nello scorso episodio, alla fine andatelo a vedere se non l'avete visto, che c'erano sti elicotteri, sti carri armati con lo scudo al Bavarium. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare molta molta attenzione. Io avrevo pensato di farmi lanciare, ragazzi, un po' di roba, un po' di armi, assolutamente. Tipo queste mitragliatrici qui. Come fucili, credo vada bene quello che abbiamo, sì, ma come speciali avevamo un po' di scelta, vediamo, ragazzi, questo non l'abbiamo ancora sbloccato, perché fa tipo la bomba atomica, questo qua, faremo molti video su ste cose, poi abbiamo questo e abbiamo questo, ma questo qua non so se mi conviene usarlo, ci vorrebbe un'arma molto molto potente e possiamo prendere altri colpi per il bazooka. E poi, ragazzi, come veicoli, elicotteri, vediamo cosa abbiamo. Elicotteri di merda che ce li fanno fuori in 2 secondi. Però, non lo so. Dai, vediamo cosa abbiamo, raga, noi. Abbiamo 0 di qua. Allora, ce lo dobbiamo fare per forza mandare. Vediamo. Richiedi un segnalatore. Ok, lo facciamo arrivare sperando che arriva. Eccolo qua, l'aereo è passato. Ok, arriva il container. Cioè, un container per farmi avere 2 armi di merda. Ok, vabbè, no. Ah, ok, no, non se ne sta andando giù. Quindi, ok, abbiamo preso un po' di munizioni, raga. Raccogliamo le altre armi. Quindi abbiamo fucile, bazooka, cioè, o lanciarazzi, come preferite. E poi, ragazzi, le mitragliatrici. Quindi, ce la dovremmo fare. Tra l'altro, là si vedono i jet che partono, elicotteri, raga, c'è di tutto. Non so quante volte morirò, potrò anche morire, eh. Perché questa, raga, è una... è la più difficile da fare. Quindi, è molto probabile che potrei morire, eh. Se poi riesco a rubare qualche bazooka, raga, meglio ancora. Ok, noi ci siamo. Io direi di iniziare ad abbattere qualcosa. Ok, iniziamo ad abbattere, raga, iniziamo. Ok, tra l'altro gli elicotteri già ci rompono le palle. Gli elicotteri già da subito, raga, già da subito. Già ci rompono le palle. E i cecchini e tutto il resto. Tra l'altro i jet, vedete, raga, che cavolo di diavolerie che stanno qui. Allora, dobbiamo andare lì, raga, le cose elettriche. Merda. Però se sparo qui dovrebbe scoppiare qualcosa comunque. Ok. Ce la dobbiamo fare, raga, assolutamente. Vediamo se abbiamo un altro lancio di be... No, 0 segnalatori, raga. Se no mi facevo arrivare il carro armato qui. Mi facevo avere il carro armato. Mi facevo portare più che altro. Ok, allora spariamo con violenza qui, raga, i cosi del gas che li facciamo scoppiare, questi sono i più fastidiosi, perché ci vogliono mille colpi per farli scoppiare. Ok. Oh, oddio, raga, un piccolo carro armato, però quello me lo fanno fuori il problema in 2 secondi. Perché ha solo la mitragliatrice, qua è il cavolo del problema. Per ora non siamo morti, raga, ma me la vedo molto male. Vedete quante cazzo di cose ci sono da distruggere? Ecco perché ho voluto farci un video a parte, raga. Proprio per questo. Ok. Qual è l'elicottero che ci sta inseguendo? Lo volevo proprio vedere qual è, però non posso alzare lo sguardo per niente. Ok. Ok, ragazzi. Vediamo dov'è l'elicottero. Quello lì... No, merda, attivato lo scudo al Bavarium, porca merda, raga. C'è un elicottero, ma quello me lo farebbe fuori in 2 secondi. Ok. Raga, ce la possiamo fare a prenderlo. Questo è quello con lo scudo al Bavarium. Aspetta, l'abbiamo preso? Raga, l'abbiamo preso? Ok, abbiamo attivato lo scudo, mamma mia, raga, adesso...
Casino totale, missili di tutti e di più. Ok, adesso vinciamo, raga. Questo poi c'ha lo scudo, quindi ce lo dovremmo fare assolutamente. Ovviamente c'ha un limite sto scudo, però ecco. Merda, sei già un po' tipo bruciato. No, merda, no. Senza lo scudo al Bavaria non vale più un cazzo. Meglio, almeno glielo abbiamo distrutto. Raga, pensavo di essere invincibile con quell'elicottero. Invece se non hai lo scudo, praticamente esplode come tutti gli altri. Ok, trasformato lì, facciamo fuori, raga. Tra l'altro abbiamo un elicottero che mi sta rompendo assai le palle, che è questo qui. Ok, là c'è un altro elicottero, sempre con lo scudo al Bavarium, raga. E ce ne sono tre, vi rendete contro? Conto, volevo dire. Tra l'altro non mi sta neanche attaccando, mi sta attaccando solamente. Vediamo di abbattere qualcosa di molto difficile. Ok, mi sa che l'antenna l'abbiamo abbattuta. Ok, abbiamo scansato i colpi. Non è sempre possibile, però questo qua mi sembra che sia un po' più forte come... Allora, raga, ci dobbiamo un attimino abbassare e distruggere anche quell'antenna lì, quella parabola, voglio dire, gigantesca. Ok, raga, parabola satellitare distrutta. Adesso andiamo da questa zona. Secondo me ci saranno di qua gli altri, le altre cose da distruggere. No, qui non c'è proprio un cavolo di niente. Ok, adesso dobbiamo uscire. Ok, perché Rico fa la statuetta? Non lo so. Come la bambola. Ogni tanto, raga, succede che si bugga un pochino il gioco. Cioè, tra tanta confusione si bugga il gioco, effettivamente. E fa ste cretinate. Qua c'è un'altra cosa del gas. Merda. E che merda, dai, cavolo. Qua muoio, raga. Sono sicuro che muoio. Quando non si sente più quasi l'audio. Molto probabilmente perché se dovevamo morire, invece, raga, siamo sopravvissuti. Ok, dai, distruggi sti cosi. Bravo Rico, vai. Abbiamo finito i proiettili, raga, i trasformatori, tutti via. Tutti via, raga, i trasformatori, tutti distrutti. Ok, adesso arrivano pure i carri armati con il Bavarium, raga. Con lo scudo al Bavario, voglio prendere. Eccolo. Merda. No. No, lo voglio prendere, raga, lo voglio prendere questo. Ok, lo voglio. Lo voglio, dammelo. Ok. Oh, così distruggiamo tutto finalmente, raga. Però dura pochissimo, rispetto all'elicottero dura pochissimo, veramente. Ok, stiamo distruggendo, raga, tutto. E muovetevi, cazzo. Perché non cammina? Che sta succedendo? No, si è pure incastrato, merda, si è incagliato, raga. Peccato, però abbiamo distrutto qualcosa. Almeno quello, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a farlo. Ok. Benissimo. Allora, ora dovrebbe stare qualcos'altro da distruggere. Non so da quale parte, però deve stare qualcosa da distruggere. Allora, possiamo sempre consultare la mappa, ragazzi, ma ce lo voglio fare da me, da solo. Allora. Ah, là c'è l'altra antenna, ragazzi, con l'antenna che vedete lì. Prepariamo le bombe adesive e ci andiamo a distruggere questa qui. Ok. Vediamo. Ok, le attacchiamo, raga. Tra l'altro ci sono i cecchini che stanno rompendo le palle. Vediamo. Tra l'altro la neve. Ok, raga, esplosione, l'avete vista? Mamma mia, antenna distrutta, mancano pochissime cose. Raga, mancano pochissime cose. Non abbiamo munizioni del fucile grande, però di quello piccolo ce l'abbiamo effettivamente. Bombardiamo tutto qui. Ok, cisterna di carburante, raga. Mi manca giusto qualche altra. Dai, merda, esplodi. Non abbiamo più un cazzo. Esplodi, merda. Ok, manca qualche altra ancora però di cisterna. Sì, effettivamente, ragazzi, non sono ancora finite. Le non ne vedo. Un altro po' di pazienza e ce la facciamo di sicuro. Allora. Fammi vedere, fammi controllare. Non vedo un cazzo in giro. Dove cavolo sono?
Ah, sì, ho visto qualcosa, raga, ho visto qualcosa da distruggere. Benissimo, i radar Doppler si chiamano. Ok. Oh dai, distrugge, che pure con le mitragliatrici ce la fa a distruggere. Vai, vai, vai. Ok, raga. Fino a ora non siamo morti, ce la possiamo ancora fare, credo. Ok, raga, rimane solo il coso del gas. Lo dobbiamo assolutamente trovare. Allora, io di qua non ne vedo. Possono essere comunque dovunque. Fatemi controllare, raga, devo controllare un attimo la mappa, se no... Eccolo qui. Eccolo qui, l'ho trovato. Tanto non è che non sto usando mica una mod o un trucco, è proprio che te lo dice sulla mappa dove stanno per aiutarti. Eccolo qua, ragazzi, l'ultimo. Esplodi, porca puttana! Esplodi! Sì, ragazzi, Falco Massimo, torre centrale, conquistata. Raga, abbiamo avuto questo aereo gigantesco, raga, che sarebbe il Boeing, quello che abbiamo già in una certa missione già usato, appunto. Questo veicolo è stato sbloccato e comparirà nel tuo elenco, lancio ribelle. Poi, ragazzi, Furia Task, questa è una delle altre missioni secondarie che, volendo, le possiamo anche fare in altri episodi. Ok, tour massimo, sprint miniera, nuova sfida sbloccata. Uno su un insediamento liberato. Sì, ragazzi, perché c'era una base che comprendeva una regione soltanto. Ora vi faccio vedere. Ok, ragazzi, 5 su 13 vuole province liberate. Queste poi sono missioni secondarie da fare. Ok, ora ci arriverà sicuramente la chiamata con la missione che ci dirà, credo. Almeno funziona così in Just Cause. Ora non lo so se ci chiameranno o meno. Comunque adesso non ci romperanno più le palle qui, perché è nostra la base, ragazzi. Vi faccio vedere sulla mappa. Ed eccola qua, ragazzi, vedete, questa è la regione, questa tratteggiata. Questa qui invece, più piccolina, è la base, vedete? Questa qui è la base, no? Questo cerchietto più verso il centro, diciamo, questa forma celeste è proprio la base. Invece quella di attorno è la regione, quindi c'era una base in una regione, ecco perché abbiamo fatto subito. Però, raga, avete visto, mamma mia, che cazzo abbiamo combinato. Non so neanche quanto dura questo episodio. Tra l'altro il caramato si era bloccato qui. Vedete, il caramato con lo scudo al Bavarium. Vediamo. Ma ragazzi, si è proprio incastrato. Si è proprio incastrato, vedete? Però il Bavarium funziona ancora, vedete? Niente, si è bloccato. E vabbè. Ok, ragazzi, vabbè, parla sempre quello della radio che si scusa per le figure di merda che fa di Ravello. Eh già, mamma mia, raga, che paesaggio qui, mamma mia, raga. Sto gioco impressionante. Comunque abbiamo distrutto tutto, abbiamo messo tutto a ferro a fuoco. E adesso, ragazzi, vorrei controllare appunto la cosa proprio importante, che sarebbe... Oh, finalmente, ragazzi, la prossima missione si è sbloccata. Il distruttore di mondi, ragazzi. E qui ci dice, le forze di Ravello si sono indebolite. Vabbè, i ribelli pianificano l'attacco finale. Attenzione, raga, qua si parla di attacco finale. Quindi può essere che una cosa molto importante. Può essere proprio un finale di serie. Rico e Dima hanno progetti più grandi. Eliminare ogni traccia di Bavarium per impederne l'uso. Vogliono distruggere gli archivi di ricerca di Falco Massimo durante la confusione dell'ultima battaglia per riconquistare i medici. Ok, quindi, raga, lo faremo ovviamente nel prossimo episodio. Poi queste missioni, ovviamente, queste gialle con le ali, queste altre che vedete in giro per la mappa, sono ovviamente quelle della DLC, quindi non le contate per il momento. Queste qua, 1, 2, 3, non le contate perché sono quelle della DLC, le faremo dopo aver fatto la missione storia, tutte le missioni storia. Quindi, raga, nel prossimo episodio ci andiamo a fare questa missione, il distruttore di mondi. Tra l'altro ci godiamo lo spettacolo qui che abbiamo combinato noi stessi, ragazzi, una base gigantesca, adesso è nostra, vedete? Ci sono anche gli elicotteri che sono dei ribelli, adesso sono quelli celesti, quindi non abbiamo più problemi, ci difendono anche loro. Ok, ragazzi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!